mattina perché credo che questo sia un grande tema. Lei ha sempre detto che quelli che lavorano, gli stranieri che lavorano in Italia, sono i benvenuti. Ora tutti ci dicono ci servono. Oggi c'è Certo. un'intervista molto interessante del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, che lei ben conosce, che non è affatto ostile. Io ricordo ancora, c'ero anch'io a quell'assemblea di Confagricoltura in cui lei fu accolto da un'ovazione. Ecco, dice: dobbiamo regolarizzarli, ci servono. Perché non farlo? No, ma qua c'è una differenza di fondo fra quello che il governo dice e quello che il governo fa. Se bisogna allungare per un breve periodo di tempo il permesso di soggiorno a coloro che avevano un contratto di lavoro che è scaduto, non c'è problema. Se bisogna fare una sanatoria indiscriminata per 600.000 immigrati irregolarmente presenti in Italia, non sta né in cielo né in terra. Perché fra coloro che hanno un contratto scaduto ci sono italiani, ci sono stranieri, se si tratta per un mese o 2 mesi, come tutti gli altri sono rimasti a casa, ovviamente in questi 2 mesi, di prolungare per il tempo necessario a persone che già lavoravano è un Sì, conto, però quando scusi. io leggo che invece bisogna sanare, regolarizzare Però chiunque non sia andiamo su un presente in Italia in discorso questo momento, ideologico. si fa un pessimo servizio. Lei è il campione del pragmatismo. Quando io leggo Gianzanti che dice ci sono imprenditori che stanno pagando di tasca loro i voli dal Marocco per far arrivare le persone perché ne abbiamo un bisogno disperato, io penso che forse è meglio usare quelli che abbiamo qui, no? E quelli che E i facciamo 4 lavorare non milioni a di nero, italiani ma come delle disoccupati, persone ma mi civili, scusi, come è giusto che sia. i 4 milioni di italiani disoccupati, i 4 milioni di italiani disoccupati, che diritti hanno? Ma allora scusi, perché gli imprenditori pagano i charter dal Marocco se i Glielo 4 chiedo. milioni vogliono lavorare nei campi? Ma perché è chiaro che se c'è manodopera sfruttata in nero, irregolarmente a 10 euro al giorno, stiamo parlando di schiavitù. Siccome io non voglio che i miei figli crescano in un paese che utilizza la schiavitù, un conto è dare una mano a chi ha un contratto di lavoro regolare e può essere italiano o straniero, bianco o nero. Un conto è sanare con un decreto legge centinaia di migliaia di persone senza fare nessuna distinzione. Avessimo tutti gli italiani al lavoro, non c'è problema. Senta, ma Abbiamo d'altro, milioni di italiani ma lei non pronti a fare esclude. qualsiasi lavoro, seppur pagato regolarmente, seppur pagato Ma normalmente. lei Non puoi pagare a un esclude italiano che gli o a uno italiani non straniero abbiano più voglia di 10 euro al farli giorno alcuni per lavorare in lavori, un campo. Salvini?